Bella, 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 mitici e mitiche amici miei, andiamo a farmare un po' di mega soldozzi su Gran Turismo 7, dopo la patch del giorno 7 aprile 2022, se non ricordo male, 7 o 6, insomma, comunque. Oggi è venerdì 8 e vi faccio vedere come fare un sacco di soldini. Prima di tutto, dovete avere questo mezzo, la SRT Tomahawk GTS VGT. Ok ragazzi? Proprio questa. Ce n'è 4, se non sbaglio, di Tomahawk. Adesso andiamo a vederle. Io metterò anche le foto. Allora, gomme dure, 75-75, 3-7, 30-30, 40-40, 6,40, 1,5, 5,5, 5,60, 20,50. Nella seconda parte tutto a 100, 3,50 velocità di massima e vi metto la foto. Ok, dopo avervi messo la foto un attimo, regolazione del cambio manuale, dovete farlo così. Vi lascio un attimo e vi metto la foto. Ok, ragazzi. Allora, abbiamo la macchina, abbiamo l'impostazione della macchina. Vi faccio vedere, se non avete la macchina, dove andare a comprarla. Americana, Dodge, showroom, e vedete che ce n'è 4. Non è la GR1, non è la VGST, non è la X, ma è esattamente questa qua, la GTS RVGT. Ok ragazzi, comprate questa, un bel milioncinozzo. Ok, allora poi ci spostiamo immediatamente su circuiti Europa, Sardegna, World Touring Car 800. Andiamo. Eccoci qua. Iniziamo. Immediatamente economico 5 e via ragazzi. Questo è un bellissimo modo per farmare soldi correndo, quindi non sui circuiti ovali come vi avevo fatto già due video. È un modo di correre easy, perché questa macchina, come vedete, è un bolide. Allora, come nell'altro video, si può andare a sbattere, amici miei, ma non potete andare addosso agli altri concorrenti, agli altri piloti, perché non vi dà il bonus guida pulita. Quindi, visto che la macchina è un missile, non c'è bisogno di esagerare, ok? Riuscite tranquillamente, se usate il nostro, a farla anche senza fare benzina, carburante. Io in questo video invece farò carburante, eh? Faccio vedere anche con un pit. Mi raccomando, perché anche i bot fanno cose strane, eh? Quindi, frenate, la macchina è un bolide, un missile, ed è fissa a terra, eh? Quindi non ci sono cose strane. Non prendete assolutamente i cordoli, se vi vengono addosso loro non c'è problema, l'importante è che non andate addosso voi, come per tutte le altre, eh? Il giro pulito, mi raccomando ragazzi. Ok.
adesso consigli che gli ho dati e voglio fare tutta la gara insieme a voi, eh? Quindi se poi volete vedere il risultato finale, tirate avanti il video, ma spero di intrattenervi per questi 20 minuti insieme. Oh my god! Allora, ho sbattuto, l'importante è non sbattere contro gli altri, ragazzi. Dai, spero di intrattenervi per i 20 minuti del video, perché più o meno è il tempo, 22-25 minuti, che ci vuole per farmare i 700 e passami la punti. Ok, ragazzi? Quindi adesso mi muto e corro realmente. Ci vediamo tra poco. Vedete che si viaggia molto forte e i giri della macchina comunque non sale troppo, perché sennò sarebbe veramente troppo ingestibile. Per questo che vi ho fatto mettere il cambio in quel modo. Ok, ragazzi? Poi chiaramente, amici miei, voi potete farla anche normalmente, eh? Questo è un video... È un video veloce che voglio farvi vedere come farmare anche sbagliando, come sto facendo io adesso, che quando mi metto a parlare poi sbaglio su come farmare veloce senza troppe menate e senza fare tutto a regola. Però ripeto sempre, i miei video si vedono e si può fare tranquillamente con le macchine normali, con i giri normali e tutto va bene, eh? Questo è un metodo un po' veloce per farlo easy, un po' di soldini, visto che le macchine costano un po'. Comunque dopo l'aggiornamento ci è stato messo a disposizione anche i premi aumentati un po' di tutte le gare. Se avevate fatto prima dell'aggiornamento le prove sul tracciato, vi dà oro gratis. C'è un sacco di gente che ha ricevuto un sacco di oro gratis. E comunque i premi sono aumentati, eh? Si vede che hanno visto la gente che si lamentava, noi utenti che bisognava fare un sacco di gare per avere le macchine, e alla fine il bello è anche comprare le macchine. Stiamo attenti ai giri restanti per il carburante, eh? Mi muto per un attimo, ci vediamo.
potete tranquillamente farlo col cambio automatico, easy easy, se no potete mettere le marce su divertirsi di più e ingranellare giri veloci su giri veloci. Quindi si fa un po' una gara contro se stessi, sempre stando attento agli altri, ragazzi, perché se blancate dentro gli altri non vi dà le 700 e passa mila, che poi vedrete alla fine del video. Un'altra cosa che volevo dirvi, ragazzi, è Marco Drum Games, quindi io faccio un sacco di video tutorial, ci sono altri video come farmare crediti in Gran Turismo 7, boss nei vari giochi e boss fight, tutorial su come pulire la console, su come montare un SSD, come spostare i giochi, come pulire la PlayStation 5, unboxing, volanti, sedie, live, tutte le live che io faccio su Twitch, io vi aspetto tutti i giorni, amici miei, su Twitch, anche se adesso che arriva il caldo riprenderò ad andare in palestra, quindi probabilmente farò i 3 giorni, lunedì, mercoledì, venerdì, 8:30, 11 all'incirca, 11:30, poi dipende se ci divertiamo, amici, ci va avanti un po' di più. Sabato dovrebbe essere sempre 2 live, finché non arriverà proprio il caldo caldo, amici miei, quindi la live delle 15 fino alle 16, no, 15, 17, 18, quelli che ci divertiamo, no, e sabato 8:30 a oltranza, domenica pomeriggio 8:30 11. La live della domenica delle 3 alle 5 dipende sempre dal tempo, perché teniamo al parco o andiamo a farci un giro, il partito salta la live. Ok, amici miei, io sono anche su Facebook, potete trovare la mia pagina Marco Drum Games, o cercare anche me, Marco Zanelli, trovare la pagina su Instagram, Marco Drum Games, su TikTok, Marco Drum Games, una pagina incredibile con dei video anche particolari che non posto su altri social, e Twitter, Marco Drum Games. Aspetto un po' dappertutto, sto cercando di fare collaborazioni con altri streamer per divertirci sempre di più. Se volete giocare con me a Gran Turismo 7, iscrivetevi al canale YouTube e soprattutto al canale Twitch, entrate nella mia live e scambiamoci il vostro ID PlayStation, ok? Così riusciamo a giocare insieme, a fare delle live dedicate tra di noi, come già sto facendo con gli amici di Twitch. Ok, amici, vi lascio un secondo ancora di gameplay, manca poco, tra un po' riattiverò il microfono quando dobbiamo entrare ai boss. Mi raccomando, attenzione, ai 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 caramba, attenzione, bisogna fare molta attention ragazzi. Attenzione, non fate come ho fatto io. Attenzione con i doppiati. Potete bruciarvi un bel po' di crediti. Adesso, come dico sempre nelle mie live, che show must go on, andiamo a vedere se abbiamo bruciato per 200 e passa mila crediti o se il gioco ce l'ha da buona. Può anche essere, eh? Vi lascio un attimo.
Eccoci, eccoci qua. A 10 giri si potrebbe fare anche meglio usando il NOS senza entrare proprio ai box, ma sinceramente io lo faccio liscio liscio. Allora, non cambiamo le gomme, riforniamo dei giri giusti, sarebbe per 6 giri ragazzi, ma sinceramente abbiamo talmente tanto di quel tempo, potremmo uscire anche adesso, che io lo faccio anche fare completamente, tanto c'è tanto di quel tempo che non c'è problema. Ok, amici miei, adesso andiamo a vincere la gara. Amici miei, cosa ho appena sventato, un giro, 15 giri quasi tutti perfetti, tranne qualche roccambolata taglio di prato, sono tutti doppiati, non so che sono, addosso proprio. Guarda che roba, guarda che roba. Fanno destra e sinistra fanno. Vabbè, se proprio vi dà male dovrebbero essere 450.000, se non c'è il bonus. Thank you.
Allora, mancano due giri e andiamo a prenderci un bel po' di soldi. Ripeto sempre, amici miei, potete farla anche con macchine normali, con le solite due soste, senza fare quello che sto facendo vedere io, ma invece se volete farmare un po' di soldi, perché servono sempre per comprare macchine potenzianti, fate come vi dico io. È una cosa importantissima, ragazzi, se volete seguire Marco Dantips, un sacco di cose, iscriversi sul canale YouTube tutto salvato e sul canale Twitch tutte le live insieme a mia moglie Bragali e Leonardo Zanboy. Se volete invece far tutto perfetto, giri su giri veloci, potete anche usare questo modo per far soldi, per migliorare il vostro stile di guida o l'assetto della macchina, sono tante cose, potete fare quello che volete. Attenzione qui, perché loro a volte entrano al box, la prendono larga, poi tanto, quindi vi dà la penalità a voi e non c'è più niente. Ok, dai ragazzi, ultimo giro. Io corro con la Logitech 3 da PlayStation e PC alla TriForce, quindi è un effetto proprio realistico di guida. Chiaramente se volete usare, avere un compromesso con volante, qualità, prezzo, buona ed è buonissima, eh? Se invece avete più ampie range di spesa, io non vi consiglio il Trasmaster, vi consiglio subito il Panther, che bene o male hanno fatto il Panther G, che è questo sicuramente siamo a livello del Trasmaster, e a questo punto il terzo Trasmaster di Panther che dà una pista a tutti. Ok amici miei, siamo arrivati alla fine, io vi farò vedere il credito peso, vi ringrazio, vi aspetto su Twitch, iscrivetevi al canale se volete diventare con me, lasciate un video, su YouTube, iscrivetevi al canale se volete che mi piace il video, commentate, su Facebook, Twitter, Instagram, TikTok e Twitch. Eccoci qua, andiamo a vedere quanto abbiamo preso di TeamDB, la macchina è questo prototipo, bellissimo. $727,500. Abbiamo preso 727.500 crediti in 25 minuti. Eccolo qua. Ok ragazzi, con il replay di questa macchina fighissima, la Sardegna, il circuito farming per 700.000 crediti in 25 minuti. Marco Tramonti vi saluta. Mi raccomando, iscrivetevi sul canale Twitch, YouTube, Facebook. Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti.